A differenza di altri showcase che abbiamo fatto qui, non farà un disegno ex novo, ma lavorerà direttamente su una tavola originale del manga. Ed è una tavola originale che uscirà in rivista in Giappone fra 2 settimane. Allora, praticamente lei sta selezionando ora la tavola, perché ce ne sono molte, probabilmente l'episodio completo, poi magari mi correggi se dico qualcosa di inesatto, in forma di layout, per cui sono tavole schizzate a matita. Mi dice che questo layout, che adesso l'hai visto, sono per episodio di quel numero. Quindi ogni settimana 20 pagine alla settimana. Per cui allora 20 pagine alla settimana, allora questo sì, allora mi confermi che è il layout di un episodio completo. E più o meno per un episodio quanto tempo occorre? Per esempio, quanto appunto la prima fase del pensare la storia e poi invece il disegno? Ecco, più o meno com'è anche la ripartizione del... Poi penso che se è pubblicazione settimanale comunque... Immagino ci voglia una settimana, certo. Sono episodio, attamano, kangaete, toriaezu, kakidashite, nemu ni shite, genko made, tte no wa, dono kurai, daitai, haibun teki ni... 1週間で、そうですね、考えて、エピソードをまず文字にする時点で1日かかります。Quindi, primo giorno, me butta giù, scritti coi testi. Ho fatto così, fo darsi che scrivi. で、もう1日かけて、こう。L'altro giorno, porto fino al layout. で、3日目とかで一旦こう担当に見せて。Quindi terzo giorno faccio colloquio con redattore qui presente。で、OK をもらったら、4日目から下へというかこう原稿に入りますね。Quindi se fortunatamente mi dà subito l'OK, quarto giorno posso iniziare a disegnare in questo modo che state guardando。で、3日ぐらいかけて。原稿を書いて、であと20ページ、そうですね、20ページ書いて、あとは最終日に7日目かに、アシスタント、まあ、ずっと入ってるんですけど、4日間、仕上げというか、最後のフィニッシュ作業をやりますね。Quindi, gli ultimi tre giorni, finisco tutti in chiostrazione, mettere nero per 20 pagine. Poi infine, settimo giorno, assistente che farà cioè, portare termine. E allora nel corso dell'incontro di oggi, se ho capito bene, lei schizzerà per intero il layout, esatto, della tavola. A matita. E poi appunto procederà a rifinire e a inchiostrare, diciamo, una parte, forse una riuscirà vignetta, a fare prima vignetta. Che manga le piacciono e le piacevano e alla fine cosa l'ha spinta a diventare a sua volta una mangaka? マニアックじゃなくてちょっとファンとしての質問ですけども、はい、どういう漫画がお好きでしたか、今あるいは今お好きですか。そうだ、私は結構明るい漫画というか、ギャグとかコメディの漫画を描いてますけど、実はものすごい暗くて残酷な漫画が大好きです。Nonostante che io disegno e invento la storia da ridere, a me piace storia quelle crudele, triste, pesante. で、漫画家になろうと思ったのは、あんまりなろうと昔から思ってたわけじゃなくて、今はもちろんもう漫画が生きがいみたいになってますけど。最初本当趣味じゃないですけど、ちょっと書いてみようかなみたいな感じで、そうですね、軽く書いて、出版社に送って、別になる気があったわけじゃないくて、でも賞を取ってしまった。そうですね、それで、この担当さんに漫画家になる気はないですかって聞かれて、
なんとなく入っていっちゃって、言ってしまいました。Quindi, cioè, non è che da piccola pensavo di sognavo di essere fumettista, mangaka. Cioè, così mi è venuto in mente, quindi ho provato di disegnare e ho mandato a redazione della Kodansha Magazine. E Suzuki-san. Quindi lui, il signor Suzuki, ha visto. Poi quindi per telefonicamente, ma non hai desiderio di essere un fumettista, non ti va? Lei ha detto che per telefono sì, va bene, ho detto così, così ha deciso il mio futuro. Però adesso comunque sono felice e mi piace questo lavoro. Ora io ho sempre pensato che far ridere sia molto più difficile che non dico far piangere, ecco, rispetto anche a raccontare una storia, come dire, con una struttura molto solida, no? E allora ecco, volevo chiedere appunto un commento a lei su questo, cioè le viene naturale appunto trovare continuamente nuove battute, come nascono appunto queste? Senza domanda, vedete con un discorso. Sì, sì, ]あの最初は悩むところから入ります。でそれがすごい苦しいんですよ、うん、だけどそれはある一定の苦しさまでいっちゃうとだんだん面白くなってきて、うん、そこから勝手にもう悩まなくてもキャラクターが動き出すじゃないですけど、うん、セリフを勝手に入ってくれるようになるというか。Quindi inizialmente è vero, ho sofferto perché veramente ho sofferto perché non per chiappare le idee. Però dopo un certo punto, quando ho superato una specie di montagna, non lo so, è diventato un divertimento. Quindi, dopodiché i personaggi acquisiscono loro personalità, quindi sembra che loro stessi che riescono a muovere. Quindi poi adesso fase che mi vengono abbastanza naturalmente. Per cui alla fine si diverte anche lei, nel senso che penso che è difficile far ridere se poi uno non si diverte lui per primo, ecco, certo, sulle cose. Esattamente, se non mi diverto io non riuscirò a far divertire gli altri. La domanda è, se non avesse intrapreso la carriera di mangaka, quale altro lavoro le sarebbe piaciuto fare? Quali sono i suoi interessi anche oltre ai manga? Grazie. Moshi mangaka san ni naranakatta ra nani o shitakatta desu ka? Nani shita ka? So da ne, kekko naritai mono ippai atte. Io volevo essere tante cose. Uchiyo hikoshi mo naritakatta shi. Quindi per esempio pilota, astronauta. Ato pilotto toka hikoki no pilotto ni mo naritakatta. Anche pilota de aereo. あとは日本を出てどっか違う国に住みたいなっていうなりたいものじゃないけど、quindi non tanto che cosa essere, ma mi sarebbe piaciuto uscendo da Giappone vivere un altro paese proprio dove non conosco. でももし仕事したくなかったんですよ。なんていうのこう普通の日本のそうですね会社員みたいに。毎日同じ時間に会社に行って同じことを毎日そうせ仕事して帰ってくるっていうのがもう学生時代からもうダメで、うん、その朝学校行くとか comunque sono sicura che posso dire che quello che non volevo fare è una impiegata, quindi tutti i giorni la mattina stesso orario vado in ufficio faccio stessa cosa torno a casa e questo non volevo fare. Allora io chiederei qual è la fase del lavoro che le piace di più, se c'è. じゃあ、何が好きとか全部めんどくさいですよ。楽しくないですよ。in realtà tutti i lavori sono faticoso。だけど、やっぱね、いい絵が入ったりとか、ネームもいい話、いいストーリーが浮かんだりした時がもう本当に楽しくて、それがでそうなる前まではもう本当に辛くて。つまんないです。Quindi tutti i lavori quasi sempre molto faticoso e quindi però quando riesco a disegnare
non lo so, per esempio espressione oppure personaggio che funziona, oppure mi viene idea di proprio alcuni episodi che funzionante, mi rende molto felice e quel momento proprio mi diverto. E il resto comunque è un lavoro faticoso, sì, ho detto divertirmi, però in realtà tutti i lavori, tutte le fasi fatico molto. Stiamo ormai in chiusura, la vignetta è compiuta, e ora con calma ve la faccio anche vedere un attimino. Quindi faccio finire, se abbiamo tempo? Io intanto direi facciamo un applauso. No, vai. Sembra che non è che devo.